Un cordiale benvenuto ai nostri telespettatori per questo spazio speciale all'interno del videogiornale di Canale 8. Abbiamo ospite con noi, quindi vogliamo dare subito il benvenuto, Santi Genovese, nonché presidente dell'importante concorso Canoro, che è l'Astro d'Argento Music Festival. Benvenuti, benvenuto al nostro microfono. Grazie e buona serata a tutti. Santi, allora tu sei una persona, come dire, un poco avvezza alle telecamere, molto spesso, diciamo, come dire, non hai tanta esperienza nel mondo come dire, delle comunicazioni. È vero, sto scherzando, invece Santi è addirittura uno speaker radiofonico, ha da tantissimi anni che si occupa di questo importante concorso che ricordiamo essere giunto alla sua 26esima edizione. Pensate un po', Santi. Allora, niente, abbiamo iniziato moltissimi anni fa con questa manifestazione e nel corso degli anni abbiamo avuto parecchie soddisfazioni. Abbiamo iniziato come il solito festival di paese, abbiamo iniziato a Cefalù, c'è tutta una storia anche sul nome, perché noi abbiamo iniziato all'interno di un teatro, il Teatro Astro, proprio a Cefalù, Ecco, e da perché proprio lì, il nome ecco, Astro? Perché il perché nome stavo Astro? appunto dicendo che iniziando questa avventura. Ma abbiamo iniziato proprio con i bambini, insieme a Pino Coco e a Pippo Cammarata, due amici. Pino Coco era il titolare, era il titolare perché adesso ha cambiato gestione il Teatro Astro. Il titolare del Teatro Astro, abbiamo pensato di fare un piccolo festival di paese. E allora, quando è venuta fuori la scelta del nome del festival, si è pensato appunto di dare il nome del teatro, Astro. Poi da lì è diventato Astro d'Argento. Abbiamo nel corso degli anni fatto diventare questo astro sotto forma anche di stella, perché l'astro è anche una stella, astro nascente, astro d'argento, ed abbiamo iniziato così, insomma, con i bambini. Poi pian pianino, figurati che quando abbiamo iniziato questo festival era fatto tutto con la musica dal vivo, con i musicisti, cioè una cosa fatta anche perché, dicevo, essendo un festival di paese, praticamente gli amici ti davano una mano, insomma, i musicisti, e abbiamo iniziato questa avventura. Ricordiamo, dico, che tra i festival siciliani, dico, possiamo definirvi tra i primi 10 perché, dico, a livello proprio Non ho fatto una di classifica. durata, però io l'ho fatta invece perché a livello proprio di durata di tempistica, beh, 26 anni, quindi non è una cosa da poco, avete sicuramente dato voce, proprio nel termine stretto della parola, avete dato voce a tantissimi giovani artisti che volevano un attimino mettersi, esporsi al mondo dello spettacolo, al mondo della musica, e avete anche, usiamo questo termine forse improprio, ma che rende l'idea, sfornato dei talenti. Certo, intanto devo precisare una cosa Sì. molto importante. Noi siamo alla 26esima edizione, ma quest'anno dovremmo essere alla 29esima, e spiego anche il perché, perché praticamente abbiamo saltato, purtroppo per motivi economici, ben 3 edizioni, cioè 3 anni non abbiamo fatto la manifestazione. Vabbè, su 29 Poi, anni ci può pure stare. per la mia anche testardaggine, anche per la testardaggine dei miei colleghi, abbiamo deciso di continuare, e siamo andati, dopo la 17ª edizione, siamo andati via da Cefalù, perché appunto non avevamo soprattutto un sostegno economico da parte degli enti, e abbiamo dovuto così espatriare anche noi, come tante manifestazioni che poi da Cefalù sono andate via, vedi Cantamare, vedi altre Modamare, eccetera. E niente, dicevo, non so la classifica, non so a che posto siamo. So Tu che è saresti uno di parte, quindi non puoi dirlo, io l'ho dei detto festival io. più anziani della Sicilia, 26 anni, e in una trasmissione, visto che hai parlato di speaker radiofonico, una trasmissione che conduco io il giovedì Assolutamente dalle sì. 19 alle 20 su CRM Happy Radio. Noi facciamo, la trasmissione si chiama CRM Happy Talent, alla scoperta di nuovi talenti. Questa è una trasmissione che sta riscuotendo parecchio successo, perché noi non siamo un gruppo. Volevo ricordare, fra l'altro, il nostro direttore artistico Antonella Mantione,
Luigi Cernigliano. Sono stretti collaboratori, Enzo Di Betto, stretti collaboratori. Questi collaboratori, noi non siamo il festival che vive di invidia verso gli altri festival, ma siamo quel festival che cerca di avvicinarsi proprio agli altri festival per confrontarsi e per chiaramente scambiare un po' le opinioni e le esperienze, un po' tutto quanto. Dico, diciamocelo, di festival ce ne sono tantissimi ormai in Sicilia e molto spesso è vero quello che dicevi e facevi riferimento, c'è una sorta di rivalità, come ovviamente è giusto che ci sia, però un volersi mettere di pestarsi un po' i piedi a vicenda. Da patron di un festival, da presidente di un concorso, come vivi questa cosa? E secondo te cosa si dovrebbe migliorare oggi dal punto di vista proprio organizzativo nei festival? Secondo me negli ultimi anni c'è stata la moda dell'organizzazione del festival, questo dovuto a quei tanti concorsi che ci sono in televisione, Ti lascio una canzone, Io canto, X Factor, Amici, eccetera eccetera. Ecco, le persone magari nel frattempo pensano, la regia sta mostrando degli tratti del vostro festival. Antonella Tinirello, terza classificata lo scorso anno, poi Antonella praticamente è stata al cantagiro, perché adesso arriviamo anche ai gemellaggi che noi abbiamo fatto nel corso di questi ultimi anni con manifestazioni a livello nazionale, con Castrocaro Voci Nuove, con il cantagiro, poi con Vocine Nuove di Castrocaro per quanto riguarda i bambini, visto che... Quindi sostanzialmente chi vince questo festival che cosa fa poi? Allora, praticamente da qualche anno a questa parte siamo gemellati con il cantagiro, il vincitore va alle finali del cantagiro a Fiuggi. Prima di questo gemellaggio avevamo un accordo con Castrocaro Terme, dove i nostri ragazzi, i primi tre classificati, andavano all'Accademia di Castrocaro Voci Nuove. Poi praticamente, tu sai com'è, si cambia, certo. Ho incontrato Enzo De Carlo, il patron del cantagiro. Storico, ricordiamo per un attimo i nostri telespettatori, storico festival di caratura nazionale, vinto dai più grandi artisti italiani, come anche il grande Celentano, nomi davvero importanti, quindi un festival che si fa rispettare. Ma sono passati quasi tutti un po' dal cantagiro, sì, perché sì. Nella location che si vede, praticamente nelle tappe del cantagiro ci sono i vari Massimo Ranieri, Battisti, Jimmy Fontana, Lideltoni, insomma artisti ce ne sono tantissimi, un certo spessore, certo. Ecco, e noi con il cantagiro ho conosciuto Enzo De Carlo, che è il patron del cantagiro, con il quale abbiamo legato abbastanza bene, stiamo portando avanti ancora adesso questo progetto dove praticamente la nostra diventa un vivaio da dove il cantagiro poi attinge e porta i ragazzi. Quindi un'opportunità importante per i vostri partecipanti. Certo, quest'anno abbiamo allacciato anche un discorso con il Cantamare di Gianni Contino, abbiamo anche lavorato quest'anno per la prima volta con un importante festival di Napoli. Diciamolo, il canale 8 è la televisione ufficiale del Cantamare, salutiamo Contino e Rosana Cipolla che se ci stanno vedendo, è la televisione ufficiale del Cantamare, quindi conosciamo questa manifestazione. A proposito, volevo dirti che giorno 23, domenica 23 marzo, noi faremo la presentazione di questa 26ª edizione, dove ci sarà una conferenza stampa e ci saranno parecchi ospiti, organizzatori di festival, perché ripeto, come ti dicevo prima, noi vogliamo confrontarci, noi vogliamo il dialogo. Nella manifestazione Il 23 marzo alle ore 16 presso l'hotel Al Pescatore a Cefalù, incontrata Calura a Cefalù. Questa trasmissione CRM Happy Talent, noi praticamente abbiamo avuto dei personaggi in studio, ma abbiamo avuto anche delle dirette telefoniche con personaggi a livello nazionale che hanno, vedi Monica Magnani, corista di Gianni Morandi, che ho conosciuto, lei è una persona squisita e molto molto brava. Una delle coach di Ti lascio una canzone. È una delle coach di Ti lascio una canzone e di The Voice, questo programma che è iniziato da pochissimo. E poi noi abbiamo avuto delle bellissime soddisfazioni con la nostra ragazzi. Regia sempre puntuale curata da Salvatore Polisei a Gerusalemme, ci fa vedere Enzo proprio Carlo. Enzo De Carlo e Virginia Barrett. Sì, Virginia Barrett che quest'anno ha lasciato il cantagiro, però il patrono è rimasto sempre Enzo De Carlo. Sì, sì, sì. Enzo De Carlo con cui praticamente noi ci incontreremo prossimamente per la presentazione a Roma del nuovo cantagiro. Come ogni anno noi siamo ospiti lì a Roma del patron Enzo De Carlo. Stavo dicendo praticamente cosa offre la nostra manifestazione? Offre la possibilità di poi
i nostri ragazzi, grazie alla nostra associazione che è la Music and the Art Production, praticamente li avvicina a diverse manifestazioni nazionali. E tu sai benissimo, uno dei tanti ragazzi che... ora ci arriviamo, questa è la domanda, è la domanda che ti volevo fare proprio alla fine, ora proprio ci arriviamo. Quindi abbiamo parlato di quello che è stato, quindi 26 anni, abbiamo parlato del quello che sarà, quindi l'attuale edizione. Diamo qualche indicazione ai ragazzi che ci stanno sentendo su come iscriversi a questo concorso e soprattutto la finale più o meno in che periodo allora, dell'anno c'è, poi arriviamo alla domanda perfetto. Finale. Perfetto, allora praticamente per chi volesse ancora aderire e partecipare alla nostra, al nostro festival, noi domenica 23 siamo, ripeto, all'hotel al Pescatore, in Contrada Calura a Cefalù, potete venirci a trovare, portate la vostra bella base, noi vi daremo la possibilità anche di esibirvi, vi ascolteremo, dopodiché potete essere ammessi all'Accademia, perché quest'anno il nostro festival, dopo tanti anni, fa un'Accademia di due giorni. Questi due giorni saranno il 2 e il 3 di maggio con Marco Simeoni e il maestro Mario Dello Santucci, che è un grandissimo maestro, ha fatto direttore d'orchestra, anche è stato parecchi anni al Festival di Sanremo come direttore d'orchestra. Saranno loro, non diciamo altri nomi perché stiamo contattando altri personaggi, che in questi due giorni praticamente saranno lì a dare dei consigli, a fare una vera scuola, un'accademia, ecco, di due giorni, e poi la sera questi ragazzi saranno divisi in due gruppi e praticamente si esibiranno. Sarà questa giuria di qualità a scegliere i 10 finalisti. Perché 10? Perché praticamente altri 2 o 3 saranno poi ripescati attraverso delle serate che noi faremo prima della grande finale. Quando sarà la finale? Nella prima quindicina di luglio, perché uno dei vincitori andrà di diritto al Cantamare 2014, certo, che sarà il 27 luglio come tutti gli anni, ormai sì, il patrono Gianni Contino, il suo... È affezionato, non ho capito mai luglio, perché questo 27 luglio, ma chiaramente io mi ricordo del Cantamare, quando allora... Cefalù esisteva una televisione che era ASM, di cui io ero il direttore del palinsesto praticamente, ASM, noi facevamo i servizi sul Cantamare, mi ricordo le varie interviste ai vari Zucchero, Luca sì, Barbarossa, sono passati tutti Nico Palo dei New Trolls, Pupo, insomma il Cantamare era veramente una... Lo stiamo proprio guardando, sempre con la nostra regia, ecco, preparatissima. Cantamare era forse la più grande manifestazione siciliana del sud, del sud. Assolutamente. Potevamo definirla quasi una Castrocaro del sud, perché praticamente Cefalù ha vissuto in quegli anni veramente un movimento di persone, di artisti. Poi chiaramente Elio Cipri allora collaborava con Gianni Contino, Elio Cipri RCA, mi sembra casa discografica, adesso nomi importanti. Proprio nelle battute finali, perché il tempo a disposizione è sempre a livello tiranno, televisivo è tiranno, chiaramente dico, è d'obbligo farti questa domanda. Oggi in una situazione di spending review generale, le istituzioni dicono che non ci sono fondi, non ci sono soldi per quello che è la cultura, quello che sono le attività così considerate secondarie. E quindi chiaramente dico, ne soffrono varie organizzazioni, varie manifestazioni, e non ci sono dei fondi. Quindi come si fa oggi, chi vuole fare questo per passione, chi vuole fare questo perché crede nel lavoro in cui fa, come si fa per optare a non bussare alle porte delle casse pubbliche e cercare un attimino di risollevarsi e fare qualcosa di positivo con le proprie forze? È un Questa tema molto delicato. È una domanda che praticamente da $1 milioni, perché noi ogni anno prima di iniziare facciamo i nostri conti in tasca e ogni anno, ripeto, diventa sempre più difficile. Mm-hmm. Fortunatamente ancora abbiamo qualche comune o qualche sponsor che riesce a darci una mano. Ad esempio io devo ringraziare l'hotel al Pescatore perché domenica ci mette a disposizione la sala per fare la conferenza stampa. Ancora poi il 2 e il 3 di maggio ci mette a disposizione la sala, l'albergo per gli ospiti che verranno, per notteranno là, certo, chiaramente all'interno dell'albergo, e per i ragazzi che non possono viaggiare alloggeranno lì, farà dei prezzi, un buon punto d'incontro, dei prezzi modici, in modo da poter, e poi praticamente nel corso degli anni, come l'anno scorso il comune di Castelbuono ad esempio è da 3 anni
che facciamo la finalissima a Castelbuono in Piazza Castello, stupendo location per fare una finale. Devo dire che abbiamo avuto dei riscontri dalle due amministrazioni comunali, perché a volte non è che cambia il sindaco, ad esempio nel caso di Castelbuono è cambiato il sindaco, ma non è cambiata la voglia di fare la finale ancora una volta a Castelbuono. E noi quest'anno penso ancora non abbiamo così definito, ma come si sostiene il festival? Con questo, anche perché noi facciamo con passione, cercando di non rimetterci, non di guadagnarci, soprattutto di non rimetterci, perché è importante, e tu sai benissimo che quando arrivi in piazza i costi sono tanti, la SIAE, abnorme, i selfies, abnorme. Benissimo, in pochissimi secondi, i talenti che avete coltivato voi come festival e che oggi sono andati anche alle ribalte nazionali. Ma io comincio dai più piccoli per finire ai grandi. Noi l'anno scorso abbiamo fatto la prima esperienza con Voci Nuove di Castrocaro, Samoa Turiano, una ragazza di Villabate, sì, 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 del comprensorio, sì. Comprensorio, che conosce anche Canale 8 perché ha ripreso nei tanti festival. Samoa è arrivata in finale ha cantato con l'orchestra dal vivo del maestro Luigi Zanca, uh-huh. È arrivata quarta assoluta a livello nazionale, dunque una soddisfazione immensa, perché è stata l'unica siciliana ad arrivare in finale. Uh-huh. Quest'anno partiremo noi il 10 di aprile, ci saranno 10 ragazzine, io sono il responsabile per esclusiva per la Sicilia, per la selezione al Voci Nuove di Castrocaro, e questa è una prima tappa, e quest'anno vediamo di poter confermare almeno, quantomeno, questo quarto posto a livello nazionale. E poi abbiamo due grossi ragazzi, a parte voglio nominare Ivana Baglieri, che ha vinto il festival dell'anno scorso e ha partecipato a Napoli in una grossa manifestazione dove veramente c'erano dei ragazzi validissimi, lei è arrivata quarta assoluta. Abbiamo anche Samoa Turiano, immaginavo che Salvatore Bolesere andasse nel... No, chi Ivana è questa? Baglieri, ah, Ivana Baglieri, perdonate, Ivana Baglieri, ho avuto un abbaglio, però lei è Ivana Baglieri. Allora, dicevo, praticamente Ivana è arrivata quarta, dove c'era veramente un casting di ragazzi che da tutta Italia... Dovete vedere, Sandro, lo potete vedere, non so se si vede le nostre telecamere. Santi è emozionatissimo perché sono i pupilli che lui ha. Arriviamo poi a quelli che sono stati gli ultimi che hanno dato veramente un valore aggiunto al nostro festival. Non dimentico, non posso dimenticare il momento della proclamazione del vincitore al Strasicuri e al Cantagiro di Joker Cesare Cermigliaro e di Maurizio Indelicato nella categoria lirico pop, vincitore assoluto, primo classificato al Cantagiro, e credimi, ho fatto un salto dalla sedia, insomma. Eccolo Cesare Cermigliaro, sempre a sua regia. Ecco, Maurizio lo ripropone. Ecco Cesare che ha vinto questo premio, sta sicuri a Fiuggi, al Cantagiro, e che gli ha portato un'immensa fortuna, perché tu sai benissimo che quest'anno Cesare è stato ad Amici, è stato due mesi e mezzo ad Amici. Forse è stato valorizzato, diciamo, non per abbastanza quanto merita il ragazzo, perché chi lo conosce come lo conosciamo noi ha veramente, per essere un rap, se non ha le qualità che ha un Cesare non può fare il rap. Ma noi come Canale 8 abbiamo cercato di valorizzarlo davvero tanto, lo valorizzeremo e sicuramente siamo sempre pronti a dare spazio a tutte quelle manifestazioni che sicuramente hanno come obiettivo quello di riuscire a tirar fuori il talento dei giovani ragazzi. Noi come Canale 8 Palermo sicuramente cercheremo di fare questo, e noi ringraziamo e chiediamo fare i saluti, infatti, i saluti a Santi, che quest'anno avremo... Abbiamo anche Samoa, ma l'ha messo Samoa. C'è Samoa. Allora, dicevo che praticamente quest'anno, almeno da quelli che sono i primi iscritti, devo dirti che c'è una qualità molto elevata e ci saranno dei ragazzi che molto probabilmente seguiranno le orme del Cesare, del Maurizio, eccetera, eccetera. Questo speciale videogiornale di Canale 8 giunge al termine. Vi ringraziamo sempre per la gentile preferenza, vi lasciamo alla programmazione di Canale 8. Grazie e arrivederci.